io ho degli ospiti qui, non si vedono perché ancora il nostro grande Pinco non ce li ha fatti vedere, ma eccoli qua, il muro del canto. Esatto, non siamo neanche dovuti andare a cercarli, ci hanno invaso loro questa postazione, quindi perché non parlare anche di loro stasera? Psycho Stage, ricordiamo, oggi pomeriggio, com'è andata ragazzi? È andata bene, assolutamente. Venire a Arezzo è stato un gran piacere per noi. Ci presenti la band? Sì, noi siamo il Muro del Canto e qui alla mia sinistra c'è Ludovico che è il bassista. Di là c'è Eric che suona la chitarra acustica, Giancarlo che suona la chitarra elettrica e diciamo a casa ci sono che già sono ripartiti verso Roma Daniele che è la voce e Alessandro che è la fisarmonica. Io suono le percussioni e poi faccio degli interventi narrati. Sì. Allora io volevo partire questa simpatica interview con il leggervi quello che scrivono di voi sulla Bibbia di... Sì, poi se non vi piace andiamo a picchiarli. Andiamo a picchiare quello che normalmente li scrive, esatto. Perché tutti ci chiedono ma chi li scrive queste robe? Noi lo sappiamo. Però vediamo, magari loro si conoscono in quello che c'è scritto. Allora, il Muro del Canto è un complesso di musica popolare romana e fino a qui ci siamo. Beh. Che ha saputo coniugare la poesia di moderni stornelli in romanesco con la profondità di un folk rock dal respiro internazionale. Già qui si va più... Che dici? Non è tutto giusto. Beh, tutto giusto, perfetto, diciamo. Perfetto. Se uno poi volesse, come si dice a Roma, andare a fare le pulci alla cosa, noi non facciamo in nessun modo stornelli, perché lo stornello nella tradizione della musica romana è tutt'altro. Cioè lo stornello è dagli de tacco, dagli de punta, oppure tante altre cose della musica popolare romana che non ci appartengono, che però voglio, fanno parte della storia. Però sicuramente meglio del Corriere di Arezzo che ha scritto il Muro del Pianto. Ragazzi, via. Corriere, ma che sta a scrivere? Bene, finiamo perché poi qui si va in cose molto... non è finita, non è finita. Posso anticipare che il finale io qualche dubbio ce l'ho avuto. Poi, vediamo, aspetta, allora... I toni epici e austeri, e già qui, delle canzoni contenute nel loro esordio L'Ammazza 7, fanno venire in mente il blues terminale e le murder ballads di Nick Cave. Tanto di cappello, nel senso, assolutamente, un accostamento anzi che ci fa onore, anzi, bisogna vedere se siamo noi all'altezza di un tale paragone, però in linea di massima sì, perché comunque abbiamo una scrittura molto cupa. I testi sono molto, diciamo, raccontano delle storie come murder ballads di un certo tipo, storie di strada, storie di gelosia, di carcere, diciamo tutto quello che succede per strada. Quindi, in fin dei conti, l'accostamento con murder ballads ci può stare. Vi ricordo che se volete ascoltarvi il Muro del Canto dovete solo andare a cercarveli in toscana.it perché abbiamo già postato il loro show di oggi e quindi già è visibile. E te convieni in questa analisi? Sì, sono d'accordo. Io sono una grandissima fan di Nick Cave, sinceramente non è che proprio... Cioè, quando ho letto Nick Cave ho detto, boh, sarà... A me per esempio mi ricordate, ora forse mi direte, si va però sul... io nella mia mente c'è cioè Mannarino, a me mi ricordavate torniamo, molto ragazzi, Mannarino. Torniamo a Nick Cave, Mannarino esce sempre fuori, basta dire Mannarino. No, è che fra l'altro l'ho scoperto proprio qui allo Psycho Stage anche Mannarino due anni fa mi sembra, quindi rivedere voi da Roma, insomma ho fatto 2+2 e faceva Mannarino. Abbastanza... Poi Mannarino si accosta a qualunque cosa. Chiunque dice qualcosa cita Mannarino. Va bene Nick Cave. Va bene Nick Cave. Va bene Nick Cave. No, nel senso, diciamo che è un problema un po' ricorrente perché poi Mannarino è stato uno che ultimamente, quindi anche a lui tanto di cappello, è riuscito a comunicare a tanta gente, arrivare a tante persone, a scrivere delle cose in dialetto romano e ha un suo percorso assolutamente rispettabile. Poi da lì per forza accostare tutto ciò che è in dialetto romano, tutto ciò che viene da Roma con Mannarino, è un problema purtroppo ricorrente nell'analisi, diciamo, mediatica, però ci può stare, nel senso, anzi vuol dire che lui è stato talmente forte da poi
in qualche modo come far arrivare il suo messaggio a tutti quanti. Noi stiamo vedendo anche delle immagini del vostro show. Del vostro show. Tra l'altro è stato uno Psycho Stage particolarmente bello oggi, perché ci sono stati i White Palms, i Dormen che abbiamo visto prima, poi loro, poi Honey Bird and the Beatles. Insomma, a me sono piaciuti. Loro sono stati anche citati dal grande Ed prima. Come no, l'abbiamo intervistato prima, ci ha parlato di Honey Bird, dei Dormen, anche di voi. Gli è piaciuto tantissimo quel pezzo in cui insultate il pubblico, diciamo. Qui quanto siete brutti, quanto fate schifo. Lui è molto, segue molto questo filone. Non era rivolto prettamente al pubblico presente, come era un po' più... Era generico. È una critica sociale, diciamo. Una critica sociale, diciamo, quanto siete brutti. E la frase topica è... La frase topica è... Che vuoi dire che ha fatto? Te la ricordi? No, non hai me bisogno la di un bobbo? Dice. Dice. E ve somiglia tutto il posto dove abitate e ve la meritate la gente che votate. È giusto, è quello che in Italia succede spesso. Bene, intanto qui dietro si sbatterieggia perché i The Wolf sono in arrivo. Per arrivare questi tre ragazzini olandesi che, terribili, come a quanto dicevamo dicono. Prima, insieme non fanno 50 anni. Però ascoltano cose assurde tipo Crosby, Stills e Nash. Cioè io gli ho chiesto, ma voi cosa ascoltate? Ma Crosby, Stills e Nash, le Zeppelin. È ovvio, a 18 anni oggi, ma perché ascoltare Bieber? Insomma, ma certo, gruppi di 50 bene, anni fa, bene, insomma. Bene. Fortissimi, ma davvero. Volevo comunque sentire da loro o da lui, che mi sembra sia il frontman. Frontman è... io chiacchiero, diciamo. Te sei qui per chiacchierare. Facente veci. Facente veci. Diciamo. Come esperienza, come è stata? Come siete arrivati qui? Come vi è sembrato partecipare a questa manifestazione ormai da 26 anni? Voglio dire, scopre talenti e insomma è uno del fiori agli occhielli di Arezzo Wave, quello di scoprire sempre grandi talenti. Ma è stata una bellissima esperienza, innanzitutto perché noi eravamo stati sempre spettatori, quindi eravamo le classiche persone che con la macchina partono da Roma per venire a vedere i concerti, quindi ci era già capitato più o meno a tutti di venire a vedere, appunto lui era venuto a vedere addirittura Nick Cave, quindi voglio dire... E quindi quando poi ci è arrivato l'invito siamo stati assolutamente entusiasti della cosa, e anche diciamo il feeling con lo Psycho Stage, veramente veniamo da una serie di concerti nel centro Italia, quindi comunque arriviamo da una serie di concerti, però arrivare qui a Arezzo, confrontarci con la Toscana, confrontarci con un festival che ha una storia del genere, è sicuramente stata un'emozione particolare per tutti noi. Vogliamo ricordare qualche show che avete in programma? Beh, in programma ora abbiamo, domani saremo in un festival a Valmontone, che è una città a sud, una cittadina a sud di Roma, e mentre invece domenica saremo in concerto a Casetta Rossa a Roma, e ci aspettano poi una serie di concerti anche dopo, però conviene andare a vedere sul sito MySpace, sono un po', fortunatamente, quindi non me li ricordo. Bene, perché è sempre bene e bello sentire che in Italia si continua a suonare. E dopo l'Ammazza 7 avete qualche idea o portate in giro l'album per ora? Non so, se può rispondere lui. Beh, abbiamo iniziato a ragionare sul secondo disco, questo è ovvio. È chiaro che in questa situazione con tanti concerti da qui a settembre manca un po' il tempo materiale per entrare in studio, ragionare, fare gli arrangiamenti e tutto. Però in realtà, come dire, la rosa di brani papabili per il secondo disco già esiste, quindi si tratta solo di pazientare. Dove lo possiamo trovare il vostro disco? Tutti i negozi che vendono dischi e ai nostri concerti in modo particolare. Fantastico, io li ringrazierei. Volevo, ti volevi chiedere qualcosa? No, li ringrazio, volevo ricordare a chi ci sta guardando che stasera, grazie anche a Nina Zilli, abbiamo raggiunto i 5.000 utenti unici, quindi cari Muro del Canto, in questo momento ci sono 5.000 computer accesi che stanno guardando voi. Allora, voglio dire una cosa a queste 5.000 persone, perché voglio dire, se questa è l'opportunità, allora se vi siete incuriositi adesso aprite un'altra finestra contro l'N o mela N. Andate su YouTube e cercate Luce Mia su YouTube e sentite di cosa stiamo parlando. Perfetto, fantastico, vedo fantastico. Già Mixo è già tra pronto, noi? No, quasi forse pronto no. Sul palco. Sì.
Esatto, sì, lo vedo con la coda dell'occhio. Beh, nel frattempo io comunque volevo ringraziare assolutamente Cloud Italia. Ah, non sono nemmeno stati presentati, io lascerei assolutamente andare, ma forse è un sound check. Vabbè, The Wolf. One, two. In her arms, her feathered arms, the... Era un falso allarme, come al solito, anche perché non avevamo visto il nostro carissimo Mixo, quindi era potevamo essere anche un po' più svegli. Ballerino, diciamo. Esatto. Così. No, io stavo ringraziando Cloud Italia, che grazie ai suoi potenti mezzi ha potuto mettere a disposizione tutto ciò che è internet, connessione e tutto il resto, e ha sparso wifi in tutta Arezzo per il prossimo mese successivo, e ci permette di andare live in streaming sulla rete. A questo punto ricorderei al volo chi suonerà domani, magari. Sì, possiamo farlo assolutamente. Allora, lo Psycho Stage Imperdibili Monaci del Surf e Mr. T-Bone, mentre domani sarà la grande serata di Jan Tiersen, che tutti, diciamo, gli indie all'ascolto sono... So che addirittura da Firenze i giornalisti si sposteranno in massa per Jan Tiersen. Beh, sicuramente uno di quegli artisti che piace molto alla stampa e ai critici. Io vi ringrazio e vi... c'è del rock and roll. Esatto. Se che volete spinge, andare a vedervi, potete tranquillamente alzarvi, andare a bere, a fare quello che volete fare. Vi ringraziamo tanto. Grazie di essere stati con noi e in bocca al lupo. Eccolo. Ecco Mixo. Proprio precisi.